Ministro, oggi ad Angera a sostenere la campagna elettorale di Nevio Menegat, che cosa ha da dire per sostenerlo? No, innanzitutto, prima di tutto che lo conosco da tantissimo tempo, secondo che quando ho avuto bisogno è sempre stato disponibile, questo è una buona, diciamo così, biglietto da visita per chi intende fare il sindaco nei confronti della popolazione e poi perché Angera è una perla che merita ancora di più di essere valorizzata come tutto il Lago Maggiore. Ho anche qualche ideuzza, chissà, per il futuro. Questa mezz'ora credo che sia spesa bene. Ecco, oggi parlare dei grandi temi anche a livello nazionale, MES, patto di stabilità, l'inflazione, l'ultima tranche del PNRR, quali ricadute ci possono essere sul territorio, sulla provincia di Varese? Ma le ricadute sono evidentemente da un lato quelle le risorse che sono arrivate, direi anche in modo abbondante ai comuni, cosa che in passato non accadeva, ma dall'altro lato devono essere utilizzate per mobilizzare quello su cui la provincia di Varese è sempre stata in eccellenza, e cioè lo spirito imprenditoriale. Cioè, noi dobbiamo accettare la sfida delle transizioni green, digitale, e dobbiamo far sì che gli imprenditori vecchi e nuovi in qualche modo abbiano ancora voglia di investire e creare ricchezza. E questa è la chiave per lo sviluppo economico, non ce ne sono altre.